Minis, il nuovo sindaco, e Gian Giacomo Palazzolo, il candidato del PD Monsù, staccato di quasi 500 voti. Intimidazioni al Lido, le grotte di Balestrate, dato in fiamme il deposito dell'attività, in fumo lettini, sdraio, ombrelloni, ingenti danni. Arrestati gli autori della rapina di 50.000 euro a Casteldaccia, accusati anche di sequestro di persona. Ignazio Corrao è il primo cittadino alcamese a volare a Bruxelles per la vittoria delle europarlamentari, oggi la sua testimonianza. Monreale e Bagheria vanno al ballottaggio, nel comune bagherese la contesa è tra Movimento 5 Stelle e PD, mentre Sciortino, il nuovo sindaco di Calatafimi, si gesta a Sgarbi, a Salemi, c'è del posto Avvenuti. Buonasera, bentrovati a Studio TV7, oggi è il 27 maggio, come avete sentito anche dai titoli, dedicheremo gran parte del nostro TG alle elezioni cinesi, ma anche Bagheria, alle europee, quelle di Calatafimi. Iniziamo però con due notizie di cronaca, perché i carabinieri di Bagheria, a conclusione dell'attività investigativa sulla rapina del 28 ottobre del 2013 e danni del deposito della ditta Gesco Gruppo Amadori, in Casteldaccia, hanno arrestato tre soggetti per i reati di rapina aggravata, ma anche di sequestro di persona. Dalle prime ore dell'alba, a Palermo e Castelvetrano, i carabinieri di Bagheria, unitamente a personale delle compagnie Carabinieri di Palermo, Piazza Verde e di Castelvetrano, a conclusione dell'attività investigativa riguardante la rapina del 28 ottobre 2013 ai danni del deposito della ditta Gesco Gruppo Amadori in Casteldaccia, hanno notificato un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e sequestro di persone in concorso nei confronti di Giuseppe Nicolaci, Giovanni Micalizzi e Giovanni Pumo. Le indagini svolte dai militari dell'arma sotto la direzione del dottor Brandini erano iniziate immediatamente dopo il colpo, consumate presso lo stabilimento del gruppo Amadori dell'ottobre 2013, in cui tre malviventi armati di pistola avevano fatto irruzione all'interno degli uffici e, dopo aver immobilizzato con del nastro adesivo il personale presente, avevano sottratto dalla cassaforte circa 50.000 euro, equamente divisi tra contanti ed assegni. Le successive risultanze investigative, avvalorate dalle intercettazioni telefoniche, hanno infatti consentito di accertare in maniera inconfutabile la partecipazione diretta da parte di Nicolaci e Pumo alla rapina allo stabilimento e la messa a disposizione da parte di Micalizzi dell'autovettura utilizzata per la rapina, in cambio della quale lo stesso riceveva dai complici una parte del bottino pari a circa 1.500 euro. Da Casteldaccia spostiamoci a Balestrate, perché c'è stato un brutto episodio di cronaca: è stato bruciato il deposito del Lido Baia Le Grotte. Ancora nel mirino gli imprenditori del Lido Le Grotte di Balestrate. È il terzo attentato che viene consumato ai danni dei titolari dello stabilimento balneare dal 2009 ad oggi. Questa notte, intorno alle 22, è scattato l'allarme al magazzino delle Grotte, che si trova in via Mazzini. Qualcuno ha dato alle fiamme la struttura, al cui interno vi era il deposito, lettini, sdraio e ombrelloni dello stesso stabilimento, la cui attività doveva partire proprio in questi giorni. I danni sono ingenti ed ancora in corso di quantificazione. Il deposito non era coperto da assicurazione contro incendio. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, accorsi sul posto, hanno lavorato per tutta la notte per avere ragione delle fiamme. Solo dopo 6 ore, quindi intorno alle 4:30, è stata spenta l'ultima fiammella. Ovviamente quasi tutto è andato in cenere. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Partinico e della stazione cittadina di Balestrate, che hanno già appurato come il raid fosse doloso in base ai rilievi effettuati e ai reperti rinvenuti dai pompieri. Inquietante il fatto che si tratta dell'ennesimo raid ai danni dei titolari delle Grotte, di proprietà di Francesco Gambino, 37 anni, e Vittorio Antico, 40 anni. Appena un mese fa, un altro incendio, seppur di proporzioni più contenute, era divampato all'interno del bar Tropicana di Contrada Forgitella, all'ingresso del lungomare di Balestrate, gestito proprio da Gambino. In quel caso fu data alle fiamme la moto posteggiata all'interno del locale di proprietà del cuoco impiegato al bar.
facendo ancora un altro passo indietro. Esattamente a luglio del 2009 fu letteralmente raso al suolo dalle fiamme direttamente lo stabilimento balneare. All'epoca il caso si tentò di farlo passare come un incendio causato da un probabile cortocircuito. Oggi però, alla luce di questa catena di episodi, appare molto più accreditata la pista di un avvertimento. Il modus operandi sembra essere quello del racket delle estorsioni, ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti. Da qualche tempo in paese si registra un'altissima tensione, una lunga scia di fuoco ha caratterizzato in particolare le cronache locali di quest'ultimo anno. Si contano una decina di incendi ad automobili, una di queste di proprietà del comandante della stazione dei carabinieri di Balestrate, Massimo Monteleone. Un episodio gravissimo che ha visto mobilitarsi l'intero paese per fare quadrato attorno alle istituzioni. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande mercoledì 28 maggio ore 21:15 su TV7 Il Popolo Sovrano. E adesso ancora cronaca, perché in 5 con fucili a pompa hanno fermato un furgone portavalori, stava raggiungendo l'agenzia della Banca Sella in via del Cigno a Bonagia. I malviventi hanno fatto scendere le guardie, si sono impossessati dei soldi e sono fuggiti con 100.000 euro. In 5, armati di fucile a pompa, hanno fermato un portavalori che stava raggiungendo l'agenzia della Banca Sella in via del Cigno a Bonagia. I malviventi hanno fatto scendere le guardie giurate e si sono impossessati di circa 100.000 euro. Un colpo pianificato con estrema cura e messo a segno con freddezza. I banditi, armati di tutto punto, sono usciti da un furgone utilizzato come nascondiglio e hanno aggredito i metronotte. Uno ha tentato di difendere, ma è stato bloccato ed aggredito. L'altro, con un fucile puntato alla tempia, ha potuto fare ben poco. I rapinatori hanno preso il sacco con i soldi e si sono dileguati a bordo di diverse moto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Sicuramente si tratta di un colpo organizzato da professionisti, i quali avranno avuto da qualcuno la soffiata del passaggio del portavalori sulla Sicurt Transport. Gli uomini della scientifica passeranno al setaccio il furgone, che era stato parcheggiato a pochi metri dalla banca. Subito dopo il colpo sono stati predisposti diversi posti di blocco in città, ma degli uomini del comando nessuna traccia. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande mercoledì 28 maggio ore 21:15 su TV7 Il Popolo Sovrano. Adesso parliamo di elezioni. Cinisi, il paese che abbiamo seguito più direttamente, ha il nuovo sindaco, è Gian Giacomo Palazzolo, lo avevamo già accennato ieri nell'edizione pomeridiana delle TG, e quasi 500, per l'esattezza 462, il distacco da Giuseppe Monsù, il candidato che è arrivato secondo, e quindi un'elezione tirata al termine di una campagna elettorale, come sentiremo anche dalla voce dei protagonisti, abbastanza particolare. Abbiamo il sindaco Gian Giacomo Palazzolo. Gian Giacomo Palazzolo ha ottenuto 2.944 voti contro i 2.482 di Giuseppe Monsù. La differenza tra i due candidati quindi è stata di 462 voti. Con l'impastato di preferenze ne ha ricevute 610, personalmente 265, il che le ha permesso di entrare in consiglio comunale, mentre Mimmo Micale ha ricevuto soltanto 155 voti. La campagna elettorale si è incattivita negli ultimi giorni, il paese per certi versi si è spaccato sulle argomentazioni.
Però alla fine ho questa grande soddisfazione, il paese mi ha dato questo grande onore, spero di essere all'altezza della situazione, anzi voglio rassicurare tutti i cinisari che è un grande onore quello che mi hanno dato e ce la metterò tutta per essere all'altezza della situazione. Poi tra l'altro, parafrasando col calcio, quando una partita si vince negli ultimi minuti, insomma, dà più soddisfazioni e anche più responsabilità. È stata una bella lotta tutto sommato, dai, insomma. Sì, c'erano dei risultati che erano altalenanti, poi si è stabilizzata una fascia, credo, non sono in grado neanche ancora di quantificarla perché lo sfoglio è in corso anche se sono le ultime schede. Poi finisce per avere un sapore particolare, una vittoria al 90° minuto, dico sicuramente. Allora, Giacomo, adesso è giusto rilassarsi, è giusto festeggiare, è giusto abbracciare i propri familiari che ti sono stati accanto, insomma è inutile sottolinearlo. Poi cominciano i guai, cominciano i problemi, perché i sindaci di nuova generazione adesso avete davvero problemi. Enormi. Oggi si può gioire del risultato elettorale, domani con la massima compostezza bisogna mettersi a lavorare. C'è veramente tanto da fare, tanto. Cioè, pensate a fare il sindaco di Cinisi, non da qualche mese ma da qualche anno. Sì, è da un anno che avevo manifestato questo desiderio, questa ambizione, se volete, ad alcuni amici, e quindi è una campagna elettorale che per me, in fin dei conti, seppur in maniera molto soft, è iniziata un anno fa, sì. Ti lascio perché avremo modo di sentirci e risentirci, ma una dedica particolare, una, per questa vittoria? Tu sai che in queste cose io sono molto banale, la dedica non può che essere ai giovani di Cinisi. E l'elezione di Gian Giacomo Palazzolo è assolutamente nel segno della continuità. Vicino a Palazzolo c'è stato per tutta la campagna elettorale Salvatore Palazzolo, che era il sindaco uscente, che naturalmente noi abbiamo intervistato. Palazzolo, è il tuo candidato, la tua continuità? No, io posso dire con soddisfazione per il paese, perché Palazzolo risponde a questa logica. Io credo che Palazzolo garantirà la stabilità, la continuità di questa amministrazione e soprattutto il clima, un clima sereno di cui Cinisi ha bisogno, perché è stata una campagna elettorale avvelenata, fatta di una forma di visceralismo contro di me e contro il candidato sindaco della nostra coalizione. Il fatto che Cinisi abbia trovato un sindaco, una maggioranza ben solida e con una forma di stabilità e continuità, io credo che faccia bene a questo paese. Noi siamo soddisfatti, visto la difficoltà in cui nasceva questa competizione elettorale, in cui siamo stati attaccati da tutti i fronti, siamo stati danneggiati anche da alcune operazioni fatte da alcune liste, siamo stati danneggiati da alcuni tradimenti, da alcuni trasfughi, siamo stati danneggiati soprattutto da gente molte volte ingrata. Ma questo ormai è acqua passata, quello che conta è che Gian Giacomo abbia vinto, che possa amministrare questo paese, e sono convinto che Gian Giacomo ci riuscirà. Poi credo che sia fondamentale, dico, passata la campagna elettorale, che è stata insomma più o meno astiosa, Gian Giacomo Palazzolo è il sindaco di tutta Cinisi, insomma, e si deve adesso ricominciare da capo. Sì, Gian Giacomo Palazzolo ha condizioni amministrative favorevoli, perché glielo dico ufficialmente, sull'aereo già stato approvato, sull'acqua ormai e sulle restituzioni delle rete in questione di qualche giorno, e soprattutto voglio dirle con soddisfazione, non l'abbiamo detto prima, ma glielo voglio dire, questa settimana con l'insediamento di Gian Giacomo avrà la visita del centro commerciale che è stato approvato e finanziato, e quindi cominceranno i lavori. Non l'abbiamo detto prima questa notizia per evitare speculazioni politiche, oggi lo dico ufficialmente. È forte dubbio che le grandi vittorie o i grandi traguardi con degli errori commessi, io errori ne ho commessi, ma noi questi li possiamo correggere, possiamo andare avanti, e credo che avrà anche la possibilità di correggerli, perché praticamente si può valere di tutto un gruppo anche di maggioranza che conosce la macchina amministrativa e che è stata praticamente diciamo, in amministrazione per circa 10 anni. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande mercoledì 28 maggio ore 21:15 su TV7 Il Popolo Sovrano.
E adesso vediamo come sarà composto il Consiglio Comunale di Cinisi. È chiaro che con questo tipo di elezione il sindaco ha avuto o ha ottenuto la totale maggioranza, quindi 12 consiglieri, uno al candidato Conny Impastato, che si era pure candidata a consigliere oltre che a sindaco, e 7 al gruppo Monsù nelle sue 3 liste. Il Consiglio Comunale nella sua totalità può contare a Cinisi su 20 consiglieri. E allora andiamo, aspettiamo perché il servizio ancora non è pronto. Posso assolutamente dirvi che c'è stato uno tra i consiglieri uscenti che è stato il più votato. Si tratta di Giuseppe Manzella, che noi ascolteremo anche durante il servizio. È una elezione che ha coinvolto, come succede sempre in questi casi, un'intera popolazione. Quindi, malgrado il numero dei votanti non sia stato molto elevato, meno di 8.000, il 2% in meno rispetto alle ultime amministrative, poi quando, insomma, si va alle elezioni amministrative, tutta la popolazione attiva è coinvolta perché i tanti consiglieri spesso dividono anche le famiglie, quindi si va alla conta dell'ultimo voto, insomma, utile per entrare a far parte del consiglio. Anche in questo caso c'era il voto per le donne, quindi un consiglio abbastanza eterogeneo che comunque potrà essere da supporto all'amministrazione. È chiaro che poi la maggioranza del sindaco avrà sempre l'ultima parola. È opportuno invece che anche l'opposizione giochi un ruolo di controllo e di proposizione, seppur con le diverse ideologie. Se il servizio è pronto, possiamo andare a vederlo. Gian Giacomo Palazzolo potrà contare su un'ampia maggioranza in Consiglio Comunale, avendo ottenuto 12 seggi. Giuseppe Monsù ne ha ottenuti 7, uno è andato a Conny Impastato. Andiamo a vedere nello specifico. Fanno parte della maggioranza in Consiglio Comunale Nino Ruffino, Francesca Locricchio e Agostino Cavataio, eletti nella lista Pozzillo, Angelo Nicchi e Vito Maltese nella lista Punta Raisi, Giuseppe Manzella, Nino Anselmo, Michele Giaimo e Marina Maltese nella lista Margi, Francesca La Fata, Vito Sollena e Mimmo Scrivano nella lista In Comune. Siederanno tra gli scranni dell'opposizione invece Pino Ferrara, eletto nella lista Elianthus, Vera Abate, Salvatore Catalano, Caterina Palazzolo nella lista del PD, Leo Biundo, Monica Palazzolo e Salvina Di Maggio eletti nella lista Tempo di Cambiare. L'unico seggio utile per la lista Rigenerazione l'ha conquistato la stessa Conny Impastato, che ha ottenuto 265 preferenze. Il consigliere più votato tra tutti i candidati è stato Giuseppe Manzella, che ha ottenuto 376 voti. Io sostengo che la politica è una cosa seria, non si può improvvisare. Il mio diciamo, il risultato è un risultato che viene speso sul terreno tutti i giorni per 365 giorni all'anno, per 10 anni. La mia squadra è un lavoro di squadra, che lavoriamo su questo terreno sempre presenti e non abbiamo mai tralasciato nulla. Quindi io voglio ringraziare innanzitutto gli elettori di Cinzia che mi hanno premiato, ma anche e soprattutto gli uomini che da 10 anni mi sono stati accanto. Cosa deve cambiare Gian Giacomo rispetto a Salvatore Palazzolo? Gian Giacomo rispetto a Salvatore Palazzolo sono già due persone diverse, non hanno poco in comune, ma hanno in comune sicuramente l'onestà e la serietà. Gian Giacomo è una persona seria che si vuole impegnare su questo territorio e si vuole spendere. Diciamo che saremo, come ha detto, voglio usare le parole di Gian Giacomo in un comizio, saremo l'amministrazione del no, per poi dire un grande sì a tutti i cittadini di Cinisi. Da Cinisi chiudiamo per il momento l'argomento, augurando buon lavoro naturalmente a tutti i consiglieri ed anche al nuovo sindaco. E passiamo a Bagheria, dove ancora invece niente è deciso, perché per il sindaco si andrà al ballottaggio, per la composizione del consiglio si deve aspettare il risultato del ballottaggio. Bagheria va al ballottaggio per scegliere il proprio sindaco. A contendersi l'8 e il 9 giugno la poltrona di primo cittadino della città delle ville, il candidato del Movimento 5 Stelle, Patrizio Cinque, che ha ottenuto 4.547 voti, su Daniele Vella, che di voti ne ha ottenuto 4.297.
Il candidato Antonio Costa ha ottenuto 3.909 voti con una percentuale del 21,53%, Gino Di Stefano 3.493 con una percentuale del 19,24%, Atanasio Matera con 1.998 voti ha raggiunto la percentuale dell'11%. La lista più votata è stata quella del Movimento 5 Stelle con 5.243 voti, pari ad una percentuale del 18,61%. Seguono la lista Sarà Migliore, collegata al candidato sindaco Vella con 3.753 voti, e la lista dello stesso candidato, cioè il Partito Democratico, con 3.643 preferenze. Per quanto riguarda le preferenze dei consiglieri comunali, in assoluto il più votato con 597 voti è stato Pietro Aiello, consigliere uscente, ora nella lista Sarà Migliore. L'assegnazione dei seggi, considerati che si va al ballottaggio, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio. E questo il principio secondo il quale non può, ai fini della ripartizione dei seggi, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o dai gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni. I votanti per le amministrative a Bagheria sono stati 31.153 con una percentuale del 63,85%. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande mercoledì 28 maggio ore 21:15 su TV7 Il Popolo Sovrano. Nuovo sindaco per il territorio che ci riguarda anche a Catafimi, eletto Sciortino. Sgarbi invece perde il confronto a Salemi. E Vito Sciortino, il nuovo sindaco di Calatafimi Segesta, sostenuto dalla lista Noi per Calatafimi Segesta, con 1.593 voti, pari al 60,96%. Battuta invece la sfidante Donatella Anselmo, che ottiene 1.020 preferenze, pari al 39,4%. Tantissimi voti della lista collegata al neo sindaco Vito Sciortino, oltre 2.450, che vede eletti ben 10 consiglieri. 5 posti in consiglio comunale toccheranno alla candidata Anselmo in quanto opposizione. Vittoria netta dunque quella del neo sindaco, e che ha visto il comune tornare al voto anticipato dopo l'inchiesta che ha coinvolto l'ex sindaco Nicolò Ferrara. Le dimissioni del primo cittadino infatti hanno accelerato i tempi di candidatura ed elezione finale. Sempre sul versante trapanese si afferma a Salemi il centro-sinistra con Domenico Venuti, che ha lasciato al secondo posto Vittorio Sgarbi, unico candidato per la lista del Partito della Rivoluzione, e dal terzo Nicolò Gucciardi. E adesso parliamo, facendo un passo indietro perché abbiamo già parlato ieri, di europee, perché c'è per il territorio la piacevole sorpresa di avere un europarlamentare per la prima volta al Camese a Bruxelles. Si tratta di Ignazio Corrao, un giovane trentenne, preparatissimo, come sentiremo adesso dalla sua presentazione, e quindi si arricchisce politicamente questo territorio con un autorevole rappresentante in Europa. Lui fa parte del Movimento 5 Stelle, ma vediamo chi è Ignazio Corrao. Benché ad Alcamo il PD abbia perso già le ultime regionali, un primato durato anni e su diverse competizioni elettorali, ad oggi si dice soddisfatto dei risultati conseguiti con quest'ultime europee. Di certo non può mancare l'augurio all'unico candidato alcamese eletto dal Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, che rappresenta motivo d'orgoglio per l'intera cittadinanza e che lo assisterà quando lo vedrà sedere al Parlamento europeo. Ignazio Corrao, nato a Roma
Roma nell'84 e laureato in giurisprudenza, per mesi si è battuto a favore del movimento che adesso lo ha definitivamente lanciato alle europee, il Movimento 5 Stelle. Sono un attivista con l'amore per l'attivismo, uno di quelli che non ha mai guardato l'orologio e si è sempre sporcato le mani di fango prima degli altri, ha affermato. Ignazio, ragazzo come tanti, ha dato il tutto per tutto per queste europarlamentari e forse, ha affermato, perché ha l'integrazione che gli scorre nelle vene, forse perché parla 4-5 lingue, parla tanto, forse perché ha vissuto a lungo sia in Inghilterra che in Spagna e proprio lì ha partecipato in maniera attiva a movimenti di popolo di natura simile al suo movimento in Italia, il Movimento 5 Stelle. Tremendamente idealista, non molla un centimetro sulle cose in cui crede fortemente. Proverò a dare il 101% di me stesso, cercando di rappresentare quelle che sono le istanze della gente comune, della gente onesta, del popolo sofferente. Queste le sue parole, queste le promesse che lo hanno premiato. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande. Mercoledì 28 maggio, ore 21:15 su TV7, Il Popolo Sovrano. E adesso andiamo a conoscere l'europarlamentare alcamese Ignazio Corrao, giovanissimo, che avrà un delicato compito, quello di rappresentare anche la nostra Sicilia e non solo al Parlamento europeo. Si dividerà, come sappiamo, tra Bruxelles e Strasburgo. Chissà che con l'apporto dei grillini questa doppia sede non venga insomma annullata, che ne resti una sola che costi meno. Proviamo ad ascoltare Ignazio Corrao. Pronto? Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi contattato. Grazie a te intanto per la tua disponibilità, so che per adesso sei in giro per le TV. E allora, intanto complimenti. Poi io, leggendo il tuo profilo preparato dalla nostra Chiara Laudani, leggevo che non a caso sei lì. Qualcuno potrebbe dire basta entrare nei grillini, come si fa a successo e carriera politica? No. Tu sei uno che ha studiato, che parla 5 lingue, che ha viaggiato, insomma, non sei lì per caso, Ignazio. Sì, no, credo che alla fine da noi non funziona, cioè non si fa carriera politica. Io sono un cittadino qualunque, sono un ragazzo di 30 anni che è andato via dall'Italia, ha fatto l'esperienza all'estero, poi a un certo punto ho deciso di tornare, ho cercato di mettere un po' delle mie competenze, di quello che avevo acquisito nella mia vita a disposizione della collettività. Probabilmente è piaciuto il mio modo di fare, sono stato scelto come portavoce, semplicemente quello. Ma noi siamo cittadini, non siamo politici. Siete cittadini che però in questo contesto politico vi siete autoincaricati di un compito delicato, cioè dare voce all'insoddisfazione della stragrande maggioranza degli italiani. C'è una gran parte di italiani che ormai è stanca di questa vecchia politica. Voi vi siete autoincaricati di dar voce a coloro i quali vogliono chiudere i ponti con la vecchia politica, o no? Secondo me in realtà in questa tornata elettorale noi abbiamo avuto un risultato un po' diverso rispetto a quello che poteva essere successo un anno e mezzo fa o due anni fa per le regionali qua in Sicilia. Mentre prima comunque il Movimento 5 Stelle ha preso un voto di protesta, semplicemente un voto di pancia, dopo appunto l'esperienza istituzionale in Regione Sicilia o nelle altre regioni, a livello nazionale credo che il voto di questa tornata sia un voto consapevole, un voto di opinione, un voto di cambiamento, un voto di chi conosce appunto l'operato del movimento e ha deciso appunto di portare avanti questa idea nuova di fare politica. Ignazio, scusami, facciamo un paragone con il calcio. Tu sei insomma alcamese, anche se sei nato a Roma. Giocavo a calcio, il Trapani avremmo tutti sottoscritto per l'attuale posizione in classifica, al ridosso dei playoff, gran campionato, si è preso delle belle soddisfazioni. E invece poi per quello che stava facendo, insomma, l'ambiente è rimasto deluso, soprattutto i tifosi trapanesi. Insomma, io credo che voi, tutto sommato, siete il secondo partito in Italia. Sì. Avreste sottoscritto chissà quando questo risultato. Invece poi c'è un pizzico di delusione perché
cosa vi aspettavate da queste elezioni? Io penso che tutto sommato la posizione del Movimento 5 Stelle ormai si è consolidata, ha surclassato Forza Italia, insomma, perché queste delusioni nei piani alti del partito? Beh, secondo me, allora, per come si erano, diciamo, esasperati i toni, per quello che era stata, appunto, per quella che era stata la campagna elettorale, specialmente nell'ultimo periodo, si credeva o comunque si paventava la possibilità di superare, appunto, il Partito Democratico ed essere la prima forza. Così non è stato. È evidente che probabilmente avremmo commesso anche noi tutti degli errori di comunicazione, o comunque sarà stato bravo Renzi ad ottenere il massimo del risultato col minimo sforzo, perché ricordiamoci che lui, da quando è Presidente del Consiglio, diciamo, non ha fatto niente di positivo per questo Paese, però evidentemente è riuscito a farsi dare un consenso in questa tornata. Io sono sicuro che se continua così, al prossimo giro vinceremo noi. Ignazio, un'ultima cosa, io personalmente ho provato a dare un'interpretazione del non totale successo del Movimento 5 Stelle, però è chiaro che la tengo per me perché non voglio assolutamente metterti in difficoltà. Però quello che mi chiedo, io conosco, adesso sto conoscendo te, ma conosco tanti tuoi autorevoli colleghi alla Camera, ma anche al Senato, e quello che li contraddistingue, a parte una grande preparazione, è paradossalmente una grande saggezza. Voi non usate mai toni esasperati, insomma, non ingigantite mai, non enfatizzate mai nulla. E a questo punto mi chiedo perché Grillo invece esagera, soprattutto a ridosso del voto. Beh, guarda, io anzi, se devo essere sincero, l'ho visto un po' più moderato Grillo in quest'ultimo periodo. Meno male. Non l'ho visto particolarmente d'abbo, non lo so. Grillo è una figura, diciamo, una persona assolutamente fondamentale per noi, è il fondatore, è quello che è riuscito a mettere tutti insieme. Poi dico, è un uomo di spettacolo e conosce la comunicazione meglio di tutti noi, può piacere e non piacere, cioè, però dico, non mi sento di colpevolizzare. Magari gli italiani in questo momento hanno preferito la sicurezza di quello che c'era prima rispetto all'ignoto del cambiamento, no? Il classico preferire un suicidio assistito piuttosto che un salto nel buio, come diciamo noi. Certo. Bene, Ignazio, grazie per l'intervento. Qualche volta vi romperemo le scatole, perché ci piace, insomma, attraverso voi informare la nostra utenza. Buon lavoro. Guarda, grazie a te. Noi siamo eletti per fare da portavoce, per fare conoscere ai cittadini quello che succede, quindi è chiaro, certo, che siamo anche a disposizione. Anche perché voi non ce l'avete con i giornalisti, insomma, con quelli importanti, con noi non ce l'avete. No, ma noi non ce l'abbiamo mai con la gente che lavora e fa onestamente il proprio mestiere. No, mai. Grazie, buon lavoro, buon viaggio, grazie, e grazie ci vediamo te, presto. Grazie a tutti, buona serata. Dunque, grande, brava persona, insomma, Ignazio Coraggio, si sente come parla, poi il suo curriculum, un ragazzo che davvero ha studiato e si è preparato molto, quindi non potrà che fare bene. Adesso parliamo di un argomento interessante, perché questa sera a Borgetto alle 20 ci sarà un incontro molto particolare dedicato ai disabili, un incontro che a mio giudizio va attenzionato con la massima riflessione. Un momento importante che deve aiutare anche alla riflessione, perché è un mondo, questo della disabilità, di cui si parla anche tanto, però forse in maniera troppo superficiale. Sì, grazie a un'iniziativa voluta dalla parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in particolare in questi giorni cui ci sarà la Madonna del Romitello, c'è la Madonna del Romitello. Padre Sergio ha invitato l'Associazione Amici di Benedetto a organizzare una giornata di riflessione. Ci sarà una messa, ci saranno delle testimonianze all'interno della messa, e abbiamo come ospiti i ragazzi diversamente abili che vengono assistiti dalla cooperativa Nido d'Argento di Partenico, che raggruppa tutti i disabili del comprensorio del partenicese, che saranno a Borgetto questa sera alle 8 per la Santa Messa, e ci sarà un momento particolare. Un momento particolare, come hai detto bene tu, sarà un momento particolare di riflessione, perché in una terra come la nostra, dove i servizi sono minimi, oggi
noi invitiamo anche la Chiesa, in principalmente invita le famiglie, quando si capisce che c'è una situazione di tutela alla vita, perciò si invita a non abortire, si invita a tutelare, però poi alla fine il genitore che ha un figlio, che lo accetta come figlio, lo ama come figlio e tutto, non riesce più a riviversi la sua vita. Sono un genitore di un ragazzo portatore di handicap che da qualche anno è diventato un autolesionista, si dà botte, io appena mi allontano da lui sente la mia mancanza e io sto rischiando pure il posto di lavoro. Cioè io sto prendendo le ferie, mi sto aiutando come posso, ma sono andato a Troina per capire, cioè lui ha bisogno, perché ha 19 anni, ha bisogno dei suoi spazi, e questi spazi purtroppo questo territorio non le dà. Questa sera alle ore 20 nella chiesa di Sant'Antonino ci sarà, a Borgetto, ci sarà un primo appuntamento, una prima iniziativa con una messa, perché vogliamo riconoscere alla chiesa la madre di tutti, cioè la vera madre della chiesa, per cui dalla chiesa vorremmo ripartire, e grazie a Padre Sergio, grazie a tutti quelli che si occupano e grazie a voi se ci date una mano da questo oggi in poi a poter veramente far arrivare a chi di dovere, a chi siede nei banchi preposti, per poter darci una mano a fare qualcosa. E la serata di questa sera è aperta a tutti, chiunque voglia avvicinarsi. Sì, la chiesa è aperta a tutti, e fra l'altro ci sarà pure la Madonna del Rometello, e poi sarà un momento particolare in cui chi veramente vuole, l'ultima battuta me la deve consentire anche se sfora il minuto, dobbiamo essere tutti dei piccoli cirenei, ognuno di noi deve aiutare pure Gesù a portare alla croce. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande mercoledì 28 maggio ore 21:15 su TV7 Il Popolo Sovrano. Argomento importante quello della disabilità, che va assolutamente attenzionato, noi ci saremo e domani continueremo a parlarne. La Procura di Palermo chiude le indagini sulle manovre che hanno visto pilotare il concorso per l'assegnazione di un posto di ricercatore al Policlinico. Adesso rischiano il processo il prorettore e due docenti. Richiesta di rinvio a giudizio per il prorettore dell'Università di Palermo e per due direttori di cattedra. La Procura di Palermo chiude le indagini sulle presunte manovre per pilotare il concorso per l'assegnazione di un posto di ricercatore al Policlinico. Adesso rischiano il processo Giacomo De Leo, prorettore dell'Ateneo Palermitano e docente di biologia, Salvatore Novo, professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università di Palermo, e Alberto Balbarini, docente di malattie cardiovascolari all'Università di Pisa. La vicenda palermitana è una costola della mega inchiesta partita a Bari nel 2004 e che coinvolge una sfilza di docenti accusati di aver organizzato un'associazione a delinquere per piazzare parenti e amici nei reparti di cardiologia di vari atenei italiani. Nel 2004 anche l'Università di Palermo mette a concorso un posto di ricercatore. Salvatore Novo, professore ordinario e al tempo direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia, si sarebbe attivato per far vincere la figlia, che non risulta essere indagata. Il concorso venne bandito il 7 aprile. Il 24 maggio si riunì il Consiglio di Facoltà di Medicina, che nomina Mario Mariani come membro della commissione esaminatrice. Mariani è docente a Pisa. Pochi giorni prima però il suo nome è finito su tutti i giornali. I magistrati di Bari lo ritengono uno dei protagonisti dell'organizzazione che avrebbe pilotato i concorsi. A quel punto sarebbe stata intercettata una sua telefonata nella quale Mariani spiega a Salvatore Novo che è meglio farsi da parte perché tira una brutta aria. Del fascicolo fanno parte anche intercettazioni telefoniche. In una di queste l'ex preside di medicina Cardinale, contattato da Novo, viene avvertito della necessità di cambiare Mariani in commissione perché ormai non si può fare più, è troppo tardi.
Sentite questa storia, finisce in carcere per un clamoroso errore di omonimia, assolto dopo 10 anni a Palermo, adesso richiede il risarcimento. Per un assurdo caso di omonimia, un cittadino bengalese è stato arrestato e definito sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato punibile con il carcere fino a 15 anni. Accortosi del clamoroso errore, il suo legale ha dimostrato che l'uomo era innocente. L'imputato, al termine di un caso giudiziario cominciato nel 2004, è stato assolto. L'inchiesta parte dall'intercettazione di un cittadino albanese, anche lui col il nome di Mohamed Salim, che faceva parte di un'organizzazione che procurava falsi documenti e assunzioni a migranti irregolari. Gli investigatori così incastrarono l'uomo sbagliato e a testimoniarlo vi è già un piccolo dettaglio: l'albanese parla l'italiano, il bengalese no. Inoltre la residenza dei due è diversa, lo stato di famiglia pure. In più il Salem estraneo ai fatti è dializzato e difficilmente avrebbe potuto fare su e giù dai Balcani, come risultava dalle indagini. Oggi, su concorde richieste del PM Salim, viene assolto dai giudici della terza sezione del tribunale. L'avvocato Giuliana Vitello, legale dell'uomo, ha adesso intenzione di chiedere per lui un risarcimento per il danno di ingiusta detenzione. Salim, per l'altro, a causa del procedimento penale subito, non ha potuto ottenere il permesso di soggiorno. Mettersi in proprio, come avviare un'attività innovativa, quali sono gli aiuti finanziari dello Stato? Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande mercoledì 28 maggio ore 21:15 su TV7 Il Popolo Sovrano. Chiudiamo il nostro TG ricordandovi, come già fatto diverse volte lo spot, che domani torna Il Popolo Sovrano. Parleremo in diretta delle opportunità di lavoro, dei finanziamenti europei, di tutte le occasioni che i giovani hanno di mettersi in proprio. Lo faremo con degli esperti in studio e stiamo tra l'altro raccogliendo le vostre domande attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso la nostra mail, ma anche attraverso la vostra telefonata, perché se formulerete domande, esperti studio potranno darvi esaudienti risposte. Grazie per aver scelto Studio TV7, vi ricordo che la nostra informazione continua, oltre che con i TG, anche con gli Studio Flash, ogni ora. Grazie, arrivederci.